Eccoci qua, collegati con il carissimo Fabrizio Manticelli, docente, nuovo docente che non conoscete ancora di Aretusa Academy, che terrà qua da noi, qua in senso lato, nel senso su Zoom e su canali multimediali, il corso per Aretusa Academy che si intitola Architettura Sacra. Appunto, è un nuovo docente. Oggi stiamo facendo una maratona impressionante perché abbiamo fatto la presentazione di un corso con Claudio Marucchi un'oretta fa, perché contando sul fatto che oggi non c'è tanta gente in giro, essendo lunedì, ma con il negozio aperto, perché siamo aperti tutti i giorni fino a Natale, ho detto, boh, le metto tutte quante insieme, ovviamente è iniziato ad entrarmi gente durante, in mezzo, sopra, sotto. Comunque, allora, adesso che inizia ad esserci qualcuno di connesso, io passerei la palla al nostro mitico nuovo insegnante, Fabrizio Manticelli, che ci racconta in due parole qualche cosa riguardo a questo nuovo corso, questo nuovo interessantissimo corso di Aretusa Academy che si intitola Architettura Sacra. Vai Fabrizio. Molto bene, grazie per avermi invitato e grazie a tutti quelli che mi ascoltano. Io vorrei per prima cosa dirvi questo. Normalmente nei corsi della Aretusa Academy, ecco, io propongo una sorta di slogan. Quando si fanno certi corsi, di una certa rilevanza, ecco, non si è mai come prima quando questi corsi finiscono, nel senso che e bisogna abituarsi a entrare in un'ottica leggermente diversa da quella che è una lettura che si può fare su un libro e che si può trovare, per quanto ci sia una vasta letteratura sull'argomento e documentari e robe varie. Ma quel che mi preme dire è questo. Noi normalmente ci riempiamo sempre un po' la bocca con la parola esoterismo. Molto spesso, però, più che parlare di esoterismo, scadiamo nella esoteriologia. E va benissimo, per carità, è inevitabile. Ma, la differenza che c'è tra, un corso di esoterismo classico e un corso della Aretusa Academy è che in qualche modo qualcosa accade sempre alla fine, nel senso che i docenti riescono o dovrebbero fornire ai discenti qualcosa in più che non siano solo degli elementi cognitivi ed è quello che cercheremo di fare per quel che ci è possibile, vista purtroppo la condizione di distanza fisica inevitabile perché alcuni elementi della conoscenza che si possono trasmettere senza disturbare delle grandi iniziazioni, ecco, ma che comunque fanno riferimento a delle tradizioni iniziatiche, dovrebbero essere sempre un po' trasmessi, diciamo, de viso. Dobbiamo fare di necessità virtù in parte e imparare a utilizzare questi strumenti che io, per la verità, non è che conosco molto, ma comunque in qualche modo anche io mi adatto. Ma in conclusione, su quello che volevo dirvi è che molto spesso noi parliamo di esoterismo, ma in realtà facciamo esoteriologia. Questo corso si pone un po' a cavallo, vuole dare degli elementi cognitivi piuttosto rari, che appartengono a una tradizione millenaria che è quella che è stata ripresa, per esempio, dai costruttori delle cattedrali, quindi dal cosiddetto compagnonaggio, che è una cosa un po' diversa dalla massoneria, come la intendiamo magari a livello moderno o della massoneria antica, un po' di compagnonaggio che arriva a sua volta da un retaggio ancora più antico e che va realmente, e vedremo come con la proiezione di diapositive, eccetera, a perdersi, direi, nella notte dei tempi. Perché il tema dell'architettura sacra non sempre è stato svolto molto bene, perché architettura sacra è una cosa onnicomprensiva. Uno potrebbe dire due stupidaggini di storia dell'arte e belle che finì. Eh no, cioè non per sminuire la storia dell'arte, perché io sono laureato in architettura, quindi per carità, la storia dell'arte è forse una delle materie più belle del mondo. Ma se si vuole dare un'impronta esoteriologica ed esoterico-pratica con qualche piccolo elemento iniziatico che qualcuno di voi può sviluppare in embrione, ecco, questo è realmente il senso di un corso Aretusa Academy e il senso di un corso come il mio di architettura sacra.
C'è alla fine di queste quattro lezioni, e io cercherò di darvi qualche elemento un po' particolare per leggere i monumenti in una chiave un pochettino diversa, per individuare qualche segno alchemico, per individuare qualche simbolismo un po' particolare, che non siano i soliti simbolismi di cui ci si riempie la bocca, perché poi alla fine si parla tanto di simbolismo, ma in realtà poi. E lo sapete benissimo voi tutti che siete abituati a seguire le conferenze dell'amico Igor, quante volte vengono a parlare dei grandi studiosi di simbolismo, quelli sì legati alla simbologia junghiana, perché il simbolo deve parlare all'anima, ecco, deve parlare all'inconscio, se non altro. Se no alla fine cosa facciamo? Di che parliamo? Ci diciamo quanto sei bello, per carità. Scusate se sentite qualche rumore, ma i soliti lavori dei vicini di casa, questi inevitabilmente quando ci sono queste conferenze, però vi assicuro che poi in orario di lezione, essendo poi la sera, non ci sarà questo disturbo di qualche martello pneumatico. Tornando a noi, abbiamo scelto un orario apposta, adesso si sente un po' di martellate, purtroppo, ma non preoccupatevi, tanto è una presentazione, ma questo ci tenevo a dirlo. Io vorrei dare a ciascuno di voi, ma a titolo quasi direi personale, per diffondere quel che si può diffondere di una cultura iniziatica molto antica. Qualcosa si può dire e si può abituare a leggere il curioso d'animo che in qualche modo trova nei luoghi sacri, che prima di architettura sacra bisognerebbe individuare i luoghi sacri, come, e già qui si possono dare degli elementi che non sono solo appunto di lettura o cognitivi, ma sappiamo tutti benissimo che sotto la cattedrale di Chartres, va bene, c'era un monumento di dolmen, ma ormai, cioè, se vogliamo rimanere ai livelli di questo, lo possiamo fare, ma probabilmente dobbiamo dare un qualche cosetta di più. Ci sarà inevitabilmente la proiezione di diapositive, che io credo che con Zoom non siano un problema, perché il tuo Assolutamente. amico potrà concedermi l'host, io ho già quasi tutto preparato, sono delle diapositive un po' particolari e poi dopo io, come dire, vi mostrerò alcune cose un po' più rare, personalmente, cioè proprio io impersonerò alcune cose con l'aiuto di alcuni supporti, ma senza entrare troppo nel pratico, per carità, perché anche qui a distanza si possono fare delle cose limitate, ma comunque importanti. E soprattutto in questo periodo, ma comunque importante. Allora, vediamo un attimo l'articolazione delle lezioni che io e Igor abbiamo pensato di proporvi. Beh, Lezioni che per saranno, parlare aspetta Fabrizio, ti interrompo, lezioni che di. Prego. saranno da un'ora, dalle 9 alle 10 e saranno i 4 giovedì consecutivi a partire dal 20 di gennaio. E dal 20 di gennaio in poi, 4 giovedì, pam 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 pam, secchi tutti dritti dalle 9 alle 10. È anche facile da ricordarselo. Esattamente, hai fatto bene a ricordarlo, perché nella realtà io penso che, per carità, le lezioni, se vogliamo, possono essere più lunghe, ma la soglia dell'attenzione è quella che mi interessa, perché in alcuni casi scenderemo un po' troppo nel dettaglio e quindi evidentemente è meglio stare ben raccolti. È possibile creare una sorta di piccolo egregore video che in qualche modo comunque non può dissolversi. Allora abbiamo pensato ad un bombardamento di un'ora, bombardamento nel senso buono della parola, dove c'è un po' di strong, di sostanza, un po' di teoria, un po' di esempi, un po' di qualcosa che si mostra che non siete tanto abituati a vedere e che in qualche modo può fare da supporto a tutta una serie di attività che poi voi potreste ampliare per conto vostro, senza stare a perdere troppo tempo a leggere, ovvero, ma incontrando, è più importante quasi passeggiare con un occhio attento che non in realtà fare altre cose. Vedete, noi che io immagino che molti di voi siano di Torino, quante volte noi abbiamo una percezione distratta della città, no? Ma perché giustamente siamo un po' per i fatti nostri, un po' anche perché dobbiamo guardare dove andiamo a sbattere, se no andiamo a prendere un palo, oppure possiamo incontrare, perdonate la battuta, qualche monumento di cane improvviso lasciato qua e là. Al di là di queste battute, noi questa percezione non possiamo averlo quando andiamo a leggere un monumento importante, per un monumento intendo un sito, un luogo sacro, possa essere Stonehenge,
o può essere anche solo una collina, come qui io abito a Saluzzo, nella Valle Po, il famoso e straordinario Brick Lombatera, dove praticamente c'è una piccola Stonehenge in miniatura, costituita però non da menhir eretti, ma da cumuli di pietre sapientemente disposti in senso astronomico, studiati dal grande Piero Barale e via dicendo. Quindi noi anche sotto mano, a poca distanza, anche qui nel Cuneese, Igor lo può confermare perché abita a Busca, ci sono dei monumenti straordinari, dei luoghi che sono stati adibiti al sacro. E se c'è per prima cosa la scelta del luogo, evidentemente la scelta del luogo, voi capite che non è già casuale. Pensate per esempio ai sacerdoti romani, flamines dialis, quelli che avevano il cappello con la cuffia e l'antennina. Adesso io non ho la pila diapositiva sotto mano, ma potete poi cercarlo tranquillamente su, come si chiama lì, Milan, Internet, quello che usate voi giovani che navigate su queste cose. Essa sì, Sampdoria, insomma, le trovate e vedete questo strano cappello, questa cuffia. Dice, ma che diavolo è questa cuffia? Momento, quella è una bacchetta da randomario. Tant'è vero che nessuno sa, ma questa cuffietta di cuoio poi aveva l'asticella, ma l'asticella è vuota, quindi sono gli UFO. Quindi praticamente non è un extraterrestre. Questo è perché molti sacerdoti adibiti alla custodia dei templi romani dormivano addirittura all'interno del tempio e quasi sempre in corrispondenza di una spaccatura che si veniva a creare nella platea, proprio la platea di fondazione proprio del tempio, perché l'energia tellurica era talmente forte che allontanava, diciamo, allontanava tra di loro i massi, creando praticamente una fuoriuscita di energia che doveva essere assorbita e poteva essere assorbita solo da un iniziato, cioè praticamente solo da un sacerdote, e che era l'unico che poteva in qualche modo, insieme all'architettura, convogliare questa energia su un'assemblea. Ma allora c'è qualcosa di strano che non ci hanno detto, perché molto spesso anche gli archeologi, quando incontrano delle cose imperfette, dicono, ma vabbè, qua hanno sbagliato. No, beh, aspetta un attimo. Perché c'è tutta una cultura esoterica dietro, veramente iniziatica, che non è una cosa qualsiasi. È il sacerdote che deve scegliere un luogo sacro o un sensitivo. Sempre rimanendo, vabbè, nell'esempio delle architetture latine, romane, se vogliamo italiche, ecco, c'era proprio una scienza che era praticamente quella degli auguri e che andavano proprio a cercare determinati luoghi che recintavano e quindi diventava quel luogo sacro, da sacer, recinto, roba chiusa, no? Quando si fa un recinto, si definisce uno spazio sacrum, con le due Q, che è praticamente un termine indoeuropeo, indica sacralità, ma indica un qualcosa di riservato, di non aperto, perché per entrare dentro un recinto sacro o sei un sacerdote o sei un iniziato, altrimenti non ci è. Questa è la delimitazione prima da fare, quindi dopo che si individua un luogo che ha delle specificità, vedremo quali, cioè il luogo non può essere scelto a caso, ovviamente, questo lo capite tutti quanti, deve avere una determinata caratteristica, deve rispondere a determinate caratteristiche, deve essere recintato con delle modalità, abbiamo per esempio delle tecniche di misurazione, quelle descritte da Schwallers de Lubitsch nei suoi libri sulla sapienza egizia, dove si parla di questi famosi arpedonapti, che sono praticamente gli agrimensori egizi, ma non sono il geometra, casenta, geometru, cavenasi e prenda due misure, no. E beh, non è così, propriamente, cioè non è un misuratore con la fettuccina, è un misuratore che prende delle precise indicazioni astronomiche e cerca di riportarle a terra. Questo è già un po' più difficile perché rientra nell'archeoastronomia, ma senza entrare troppo nel dettaglio dell'archeoastronomia o di altre discipline, noi possiamo capire il senso di alcune cose, che è abbastanza facile, e parlare di alcuni strumenti elementari che venivano usati per esempio per orientare le chiese verso l'est geografico. Questo persino io potrei capirlo, quindi anche voi sicuramente ben meglio di me. E naturalmente
E questo forse è uno dei lati già che non conoscete o che in qualche modo sono un po' più difficili perché un po' più riservati. Io faccio un recinto sacro, ci faccio una costruzione, però non la posso fare a caso. Io devo avere degli strumenti che sono degli strumenti di misura e queste misure devono essere altrettanto sacre. Mettetevelo in testa. Io, per esempio, sono basso e brutto 1,71 m. Non significa niente. 1,71 m, vabbè, sì, il metro è la 40 milionesima parte del meridiano terrestre o del quarto del meridiano terrestre, forse la 10 milionesima parte del meridiano più grande che c'è o qualcosa del genere, però di per sé non c'è nessun riferimento tra l'uomo e la sfericità della Terra in questa misura. Le misure sacre partono da dei presupposti diversi, partono da dei presupposti simbolici molto importanti e devono per forza rispondere a determinate caratteristiche. E noi questo lo dobbiamo vedere. Noi dobbiamo capire quindi come diavolo vengono fuori certe misure, e io ve lo spiegherò. Come viene fuori il cubito, ecco per esempio, come viene fuori la yarda celtica, ecco, sono misure straordinariamente importanti. Come fanno a nascere? Uno si sveglia così dice, ma sa che io mo invento una cosa. E no, e no. Noi lo vedremo, io ve lo mostrerò, c'è anche una relazione con il corpo umano che poi si amplifica, ovviamente, perché ci deve essere una sorta di specularità tra le dimensioni del corpo umano e il luogo sacro che noi andiamo a individuare e poi l'architettura sacra che nascerà a seguito della misura. Quindi ci sono delle tecniche di misura, per forza, e le misure devono essere sacre. Vedremo brevemente quali. Questo è un aspetto pratico che già non molti conoscono ed è, vi assicuro, per alcuni aspetti sorprendente. E poi bisogna fare qualche piccolo riferimento astronomico senza stare a dire matti, eh. Non è che se si può prendere per esempio una chiesa come esempio, io ho pensato di portarmi una chiesa molto semplice, l'abbazia di Stafford. Ecco. Come è possibile che si possa costruire una chiesa in proporzione? Vedete che è di una facilità estrema. Io ho una sequenza di diapositive molto facili anche da leggere, individuato dei colori diversi, dove io vi abituerò e vi dirò vi darò alcuni elementi tipici per individuare queste tre fasi dell'individuazione dell'area più sacra della Chiesa, quella dove si recita la liturgia, quella presbiteriale, per usare una parola difficile, così possiamo darci delle arie al bar con gli amici, nell'area del presbiterio e poi dal presbiterio come si ampliano la navata centrale e come si ampliano le lamate laterali, lo vedremo insieme. Così come vedremo anche, vista anche l'esperienza grandiosa del musicista Igor, in questo caso poi per amico parlo musicista, vedremo anche delle possibili, come dire, delle possibili potenzialità anche nelle alzate. E quindi c'è un po' di tutto, perché se c'è la scelta del luogo, se c'è la recinzione come recinto sacro, c'è l'inizio della costruzione inteso come proprio edificio e c'è una misura sacra a cui dobbiamo fare riferimento, evidentemente poi ci sono alcuni elementi astronomici abbastanza facili. Non è il caso di andare a disturbare le Pleiadi o meno che normalmente hanno un altro significato, perché bisogna fare poi attenzione anche a in alcuni casi i significati si sovrappongono, però non sempre gli elementi astronomici debbono essere così complessi, a meno che noi non prendiamo Stonehenge, ma allora in questo caso dovremmo fare quattro lezioni su Stonehenge se possono bastare. Noi dobbiamo fare riferimento a semplicissimi equinozi e solstizi e alcuni elementi, nulla di più, se non che il moto critica del solare durante appunto questi particolari momenti sono già più che sufficienti per cominciare a approfondire la cosa. E poi questo in successione, inevitabilmente, qui viene la parte un po' più, se vogliamo, difficile, un po' più complessa, che è quella delle proporzioni.
Noi non possiamo fare le cose a casaccio. Voi tutti già conoscete questa proporzione aurea e sapete che, come dire, la proporzione aurea è una proporzione di armonia tra microcosmo e macrocosmo, che è stata usata per millenni. L'architettura moderna addirittura l'aveva abbandonata, ma poi a un certo punto anche Le Corbusier, l'ha ripresa. Perché noi non possiamo fare una lunghezza, un'altra lunghezza e un'altezza che non siano in proporzione tra loro secondo determinate cose. E lì avrete la pazienza di ascoltarvi un pochettino tramite diapositive, non dobbiamo calcolare niente, poi se l'ho capito io che di matematica, per carità, sono un asino praticamente, potete stare certi che potete seguire. Fondamentalmente noi abbiamo alcuni elementi classici dell'esoterismo, ecco quello vero, che si legano alle proporzioni. La proporzione aurea è una e questa si esprime in natura attraverso delle formazioni biologiche esistenti, proprio nelle forme addirittura vegetali, ripresa da molti artisti come Canone di proporzione, ecco, è una parola difficile anche lì che poi potete usare con gli amici al bar per darvi delle arie, un canone di proporzione, ecco, che cambia come quello di Policleto per il corpo umano e via dicendo, ma molto più importante, questo realmente è il senso, come applicarlo alle architetture sacre, perché se c'è un sistema di proporzione, poi da questo deriva un sistema. Ed è lì che poi noi possiamo capire alcune architetture anche in maniera molto semplice, come il classico esempio di una chiesa nella sua navata centrale, chiesa antica, romanica, gotica, quello che volete, dove se noi ci mettiamo al centro della navata e facciamo riferimento proprio, non so, a una chiave di volta che sta sopra di noi, ci mettiamo lì sotto e vediamo da un lato un pilastro, una colonna, dall'altro lato una colonna, dietro le nostre spalle un'altra colonna, un'altra colonna. Quindi quattro colonne, un quaternario che corrisponde alla Terra, al numero 4, alle quattro stagioni, all'orientamento, alla base, alla materialità. Insomma. Poi naturalmente le colonne si elevano, questo è un linguaggio simbolico si può dire, e vanno a finire tramite degli archi che collegano le diverse colonne, vanno a finire su una volta. La volta è la parte che copre questo spazio quadrato o rettangolare che abbiamo individuato. Per usare un'altra parola difficile, si chiama campata. La campata è lo spazio di una chiesa, prendendo per esempio un edificio sacro, una chiesa, che sta appunto tra queste quattro colonne. Ma se prima abbiamo detto che lo spazio a terra delle quattro colonne è quaternario, i quattro elementi della natura, no? Quello che sappiamo sempre, acqua, terra, fuoco, aria, le quattro stagioni o quel che volete, alla fine sopra che cosa abbiamo con la volta? Ovviamente la volta stellata, il simbolo del cielo e quindi la proiezione della nostra sfera spirituale simbolicamente in alto. Ma sì, simbolicamente. Ma bisognerebbe cercarlo di fare con una certa proporzione, in modo da avere, come dire, una vibrazione, ecco, dell'anima, una vibrazione della nostra psiche, nei confronti, di questa, dimensione spaziale per cercare, per quel che è possibile, e cosa che comunque è provata anche scientificamente, per avere una maggiore serenità interiore, una maggiore, come potremmo dire, concentrazione nella preghiera, una maggiore attenzione verso se stessi, verso i meccanismi di autoguarigione e addirittura per cercare, chi è più sensibile, di prendere le energie della terra che in qualche modo riescono un po' a sprigionarsi grazie a queste proporzioni ed elementi architettonici e a passare attraverso questa nostra famosa spina dorsale, che dovrebbe essere tanto sensibile alle forze della Terra, che si chiamano tellurismo, e che attraverso di noi
possono portare a una rigenerazione fisica, psichica e spirituale. Ecco quindi qual è il senso di una proporzione. Non basta solo dire simbolicamente, come uno si riempie la bocca, e vabbè, terra e cielo, capirai. E no, momento. Perché noi qui dobbiamo creare una situazione di armonia col corpo umano e con la nostra sfera psichica e con la nostra anima. E in questo caso ci vengono incontro appunto le misure sacre e le proporzioni. Allora lì sì che noi realmente riusciamo a riscoprire in noi più facilmente delle energie che abbiamo, dobbiamo abituarci proprio a sentirle. Molto spesso entriamo in chiese, magari quelle chiese di un baroccaccio proprio di provincia dove non senti niente, no? Oppure magari, come capita in altre zone d'Italia, dove molto spesso c'era magari sotto una chiesa un altro luogo di culto, quindi c'è una stratificazione molto importante, italica nel nostro caso, poi per me che arrivo dalle zone del Sannio, figurati, tutte le chiese di Abruzzo, Molise e Campania sono su templi italici, frentani, sanniti, irpini, caudini e robe varie, insomma, ma per farla breve. Lì fondamentalmente molto spesso si crea una sovrapposizione che a volte, soprattutto poi nel 600, 1600, 1700, è stata stravolta con degli interventi architettonici che riguardano più la storia dell'arte, no? Con tanti stucchi, tante decorazioni, roba barocca, che hanno un po' offuscato questa energia. Noi dobbiamo abituarci in qualche modo a sentire su di noi queste cose e di averle di nuovo sotto mano. Per quel che è possibile, perché al giorno d'oggi, comunque, bisogna dire una cosa: per essere sensibili a queste cose, dovremmo anche un po' cambiare lo stile di vita. Non è così facile per noi che, come me, al mattino insegno a scuola alle medie, i bambini, i ragazzini sono, come dire, piuttosto vivaci, quindi non è molto rilassante andare a insegnare. Questo tipo di approccio alla vita a noi, come dire, noi uomini moderni ci allontana un pochettino da quelle che potevano essere come dire, le tranquillità di cui si poteva godere tranquillamente nelle epoche passate. È difficile ripescare questo tipo di tradizione perché bisogna fare un lavoro, come dire, più che filologico, un lavoro iniziatico per riprendere alcune tradizioni che in realtà non si sono mai interrotte, però hanno avuto, come dire, dei brutti momenti. Ecco. Noi siamo abituati a delle architetture sacre classiche, straordinarie, no? Io le definisco da Coppa Campioni, insomma. Tipo le piramidi d'Egitto, si diceva prima Stonehenge, Karnak, in questo momento adesso non me ne vengono in mente altri, ma comunque le città Maya. Sicuramente gli esempi non mancano, ma senza andare su cose eclatanti, anche nel nostro territorio italiano, si possono incontrare degli esempi davvero interessanti, addirittura delle chiese in cui sorprendentemente questo tipo di energia è ancora più facile da sentire. Un esempio tipico è la Sacra di San Michele, che eventualmente possiamo anche citare poi quando faremo le lezioni più articolate. Ecco, questo è l'argomento della seconda lezione, diciamo geometria sacra, numeri, proporzioni. Poi anche i numeri hanno non solo il significato simbolico, l'uno e la trinità, va, sì, va bene, il tre è la trinità, 5 rappresenta il 3 più 2, quindi l'unione del maschio e della femmina, sì, va bene, questo lo sappiamo tutti quanti, però poi il numero si deve legare al sacro, altrimenti non ci siamo, cioè magari attraverso un sistema che può essere quello magari delle ottave musicali o delle proporzioni, altrimenti di per sé il numero vale solo fino a un certo punto. Naturalmente dobbiamo anche fare riferimento brevemente a una certa ritualistica che viene usata per consacrare.
L'architettura e la costruzione dell'edificio sacro comportano fondamentalmente molto spesso una sorta di, chiamiamolo sacrificio riparatore, ma comunque in qualsiasi caso noi ci impossessiamo di uno spazio che appartiene al mondo della natura, lo consideriamo sacro, lo sacralizziamo attraverso un rito e normalmente dobbiamo porre anche questione del sacrificio, perché il sacrificio di per sé è quell'elemento che fa da alleanza, ecco, e cementa l'essere umano con il soprannaturale, l'elemento soprannaturale, la divinità in questo caso, perché nel caso del sacrificio si può parlare sicuramente di divinità. E allora anche qui il discorso si complica notevolmente, perché nelle vicende umane abbiamo incontrato sicuramente dei sacrifici che potevano essere semplici, domestici, come quelli nei confronti degli Ari, dei Romani, dove si poteva dare un po' di farro e di farina e poca altra roba. Ma possiamo anche incontrare delle situazioni più complesse, dove è necessario magari fare un sacrificio animale o addirittura di tre, il famoso sacrificio alla triade capitolina, il sove taurilia, no? Quello del suino, del toro e dell'ovino, ecco. Quindi del sacrificio animale che poi viene sostituito da un altro tipo di sacrificio, addirittura in alcuni casi sacrificio umano. Pensiamo ai cartaginesi. Molto spesso l'altare di Mozzi, eccetera, è stato associato proprio a un tipo di sacrificio legato addirittura ai bambini. Poi questi sacrifici umani sono rimasti nell'aurea della leggenda e fanno parte più del patrimonio antropologico, se vogliamo, delle leggende popolari. Ma al di là di ogni cosa, abbiamo leggende che riguardano sacrifici umani che comunque per un certo periodo sono stati compiuti. Abbiamo dei sacrifici invece non cruenti, degli olocausti, che riguardano però semplicemente focacce, azime o certi tipi di carne. Ecco. Quindi anche qui c'è stata una sorta di evoluzione, per fortuna, però il tema del sacrificio è importante perché mette in relazione l'uomo col Dio. Ad esempio, classico, al di là della sensibilità religiosa che ognuno di voi può avere, è quello dell'Eucaristia cristiana. Evidentemente, se si costruisce un tempio sacro legato al cristianesimo, bisogna pensare che questo comunque è anche finalizzato all'incontro con Dio, sì, ma anche al tema del sacrificio che incontriamo anche in altre divinità, senza stare a scomodare il ciclo di Osiride o tanti altri esempi che ben conosciamo o che qualcuno di voi già conoscerà e avrà già approfondito in tutti i modi. Quindi esistono dei riti per la consacrazione degli spazi sacri nelle antiche religioni, sono piuttosto variegati, ma quel che stupisce è che molto spesso il sistema delle proporzioni fondamentalmente non cambia dei millenni. Mi spiego meglio, questo è un concetto facile, poi basta vederlo con degli esempi, lo vedremo. Noi normalmente pensiamo, ecco, che tra una cattedrale gotica, una cattedrale romanica e una piramide d'Egitto, ecco, mettiamola così, non ci sia nessun legame, perché non si assomiglia. Non è vero per niente. Io vi dimostrerò invece che esistono delle strane proporzioni che tra le cattedrali chiese romane, perché cattedrali, chiese romane, chiese gotiche e piramidi d'Egitto, esiste un modulo geometrico, vedremo poi come si chiama, che si ripete. Questo è strano. Allora, noi, ammesso che siano del 2500 a.C. le piramidi
della dinastia Menfita, ecco. Quindi roba di 4.500 anni fa che si è perpetrata fino al 1500, 1500 d.C. Sì, sembrerebbe proprio che alcuni elementi della geometria sacra, perché poi si entra da arte sacra, architettura sacra, misure sacre, anche nella geometria sacra. Sento i muratori che stanno sparando, non preoccupatevi, non so se si trapano piuttosto se siamo in difficoltà, prendo un paio di cuffie. Ma vi stavo dicendo che appunto questo sistema di modulazione delle proporzioni sotto alcuni aspetti è identico. E questo è sorprendente. È come se fosse avvenuto un passaggio di conoscenza bocca a orecchio e quasi ininterrotto. Forse io parlo per noi occidentali, ma molto spesso noi facciamo un po' troppo riferimento magari, come dire, a culture esterne, lontane da noi, ma senza allontanarci troppo, voi sapete benissimo che dopo la caduta dell'Impero Romano e fino al 1000 nel nostro continente, in particolare nella parte del mezzogiorno del continente, quindi proprio parlo Italia, sud della Francia, ex Pannonia, Jugoslavia, diciamo alcune tradizioni costruttive si sono un po' perse. Poi sono state misteriosamente riscoperte tramite i maestri Comacini che hanno dal Ticino cominciato a costruire tutta una serie di chiese anche con d'aiuto, sovvenzioni, come potremmo definirle, con quello che potevano essere allora i Longobardi, che non erano propriamente, come dire, dei fineur dell'architettura, ma in qualche modo sono stati accattivati, ecco, dalla possibilità di fare dei monumenti con grande valenza artistica. Pensiamo alla tomba di Rotari a Monte Sant'Angelo in Puglia o qualche altro monumento longobardo importante come il tempietto di Cividale del Friul. Scusate, mi sono lavorato a Venezia, mi è scappato questa Cividale del Friul, si dice in italiano Cividale del Friuli, ecco, sì. Cividale del Friuli. E quindi di nuovo è venuto fuori qualcosa che poi dopo è esploso. Nell'ultima lezione io vorrei dare a voi, se fosse possibile, una capacità interpretativa su alcuni simboli, una chiave di lettura per dire, beh, vabbè, quel simbolo, vabbè, d'accordo, cioè, capirai, è come, cioè, entrando in una chiesa, è chiaro che troviamo il crocifisso, sul crocifisso possiamo parlare fino a domani mattina, però è un simbolo ricorrente, importantissimo, per l'amor di Dio, ma noi magari cerchiamo qualche cos'altro. Cioè, se esiste qualche messaggio nascosto che ha portato nel corso del tempo a una trasmissione di conoscenze. Ora, sotto questo aspetto, noi possiamo fare un'analisi di alcuni apparati iconografici. Siamo sempre su parole difficili, apparati iconografici, sempre per darsi delle ari al bar con gli amici, che in qualche modo vogliono dire che, oltre che al solito quadro, al solito bassorilievo, alla solita rappresentazione più facile da leggere, c'è un qualcosa magari che sta dietro, nell'uso di determinati santi piuttosto che altri, nell'uso addirittura di simboli anche molto semplici, come possono essere la triplice cinta o dei codici, ecco, quasi segreti, che questi costruttori usavano e che in qualche modo timbravano, marchiavano l'opera architettonica, e qui parliamo di architettura, ed erano una sorta di sigillo che stava a indicare, beh, questa opera è stata fatta secondo determinati canoni, mentre altre magari nella marea di come dire, di elementi di architettura sacra che incontriamo per strada un po' da tutte le parti, ma non è detto che questi criteri, ecco, siano stati utilizzati. Non è sempre detto. Quando noi andiamo su un monumento antico, non è detto.
che ci sia qualcosa sempre di straordinario. Ma senza andare troppo in fuori, a parte qualche esempio eclatante che già conoscete, a cui magari si può aggiungere qualcosa, ecco, senza nessuna pretesa, noi possiamo abituarci a leggere qualche cosa di un po' più tra le righe, non propriamente per tutti, ecco, e anche senza andare tanto fuori, perché se noi prendiamo ad esempio l'apparato iconografico scultoreo, fatto scultoreo, sì, diciamo che non sono sculture di pietra, sono degli stucchi, ma se noi analizziamo per esempio le architetture ottocentesche di Torino, avete presente quelle belle case in stile umbertino a cavallo tra 800 e 900 che si affacciano dal 1880 al Rivoli, no? Dove c'è il Gothic Revival, un revival medievale, case moderne ma neoromaniche, neogotiche, neorinascimentali, è pieno a Torino. E a Torino anche potremmo incontrare delle strane sorprese, perché nella realtà ci sono molti riferimenti alchemici nascosti che sono stati individuati dal grande maestro Cucarelli, che in qualche modo sono un po' riservate, diciamo giustamente, ma che entro certi limiti si possono dire, e che in qualche modo ci fanno dire che in una certa borghesia illuminata che si interessava di determinate cose, in un determinato periodo, diciamo fino alla prima guerra mondiale, ecco, a Torino, alcuni artisti e costruttori edili hanno probabilmente ripreso delle pratiche e delle tradizioni un po' particolari, vuoi un po' per il gusto estetico, vuoi un po' come citazioni, vuoi un po' perché qualcuno che abitava all'interno di queste case magari era a conoscenza di determinate cose. Non dimentichiamoci che a Torino c'erano fior fior di editori esoterici, mi viene in mente uno, i fratelli Bocca, una parola, che hanno fatto dei libri straordinari. Quindi, con tutta probabilità, alcuni architetti, e diremo poi quali, un po' più, come dire, addentro a questa questione, senza fare nomi al momento, così lasciamo anche un po' di sorpresa, ci hanno lasciato dei messaggi da leggere, e addirittura, secondo alcuni alchimisti torinesi noti, c'è un'indicazione precisa, vedremo poi quale, su una avvenuta grande opera di cui parleremo brevemente. Quindi, anche senza andare tanto in fuori, perché parleremo magari di Staffarda, la Sacra di San Michele, sì, poi c'è il passaggio naturalmente inevitabile, che ne so, per dire su un allineamento di dolme, mi sembra evidente, dovremmo fare un po' tutto, dalla cattedrale gotica, eccetera. Però questo vuol dirvi che anche non dico sotto casa vostra, ma senza andare neanche troppo in fuori, noi possiamo incontrare degli esempi davvero molto, molto, molto significativi. Veramente straordinari, da esplorare un po' con il cuore e cercando di sviluppare anche, per quanto possibile, le antennine nostre, che dicevamo prima del sacerdote, il Dei Famines Dialis, in qualche modo, che una casta sacerdotale prima e poi i costruttori hanno in qualche modo diffuso e portato fino a noi. Ultimamente questa conoscenza si è persa, perché poi alla fine questa domanda viene fuori sempre: ma come mai si è persa? Però questo è un discorso un po' più storico, ma ve lo dico brevemente, lo dice anche René Guénon. Con la fine del Medioevo, diciamo, già dal XVI secolo, via, ecco, quindi quello che noi consideriamo il 1500, che è già, come dire, già il primo secolo dell'era moderna, i cavalierati, ecco, gli ordini gerosolimitani hanno perso la loro funzione e non hanno più, non so, fatto le crociate, per carità, senza entrare nel merito discutibile o non discutibile, a noi non interessa quello perché non è questo l'ambito disciplinare nostro di cui vogliamo parlare, ma i cavalieri hanno perso la loro funzione, cioè non erano più i finanziatori di grosse opere,
e si sono ritrovati su continenti un po' sparsi, tant'è vero che la cavalleria è diventata poi una onorificenza legata normalmente alle case dinastiche, molto importante. Chi come me appartiene a diversi cavalierati, per carità, è giusto, viene dato anche alla Repubblica Italiana, per quanto sia un prodotto del Kali Yuga, perché è una repubblica, concede ovviamente delle onorificenze. Ma cosa facevano i cavalieri prima? I cavalieri avevano un ruolo non solo di finanziatori, ma di promotori, potremmo dire di mecenati, per la diffusione di questo tipo di cultura. Abbandonando questo tipo di approccio, perché con il loro inevitabile ritorno sul vecchio continente, questo tipo di conoscenze è andato un po' a perdersi. Ed è entrato in altri ambiti, come potevano essere un po' i Rosa Croce, poi la massoneria moderna, e si è un po' disperso. Si è un po' disperso e poi la modernità artistica e la contemporaneità dell'arte, molto spesso non fa riferimento a questo genere di conoscenze arcaiche, inevitabilmente arcaiche. Io le uso definire con il loro vero nome, discipline tradizionali. Esempio, così capito, la chimica, degnissima disciplina, è una disciplina moderna, che ha un approccio alla modernità, alla scienza, a un metodo che è moderno e scientifico. Diversa è l'alchimia. L'alchimia è una disciplina esoterica, lo capite anche voi, e quindi è una disciplina tradizionale. Ecco. Noi, quando andremo ad affrontare certi temi, daremo, per quanto possibile, per quel poco che vi posso dare, un approccio di tipo tradizionale, cioè un qualcosa che appartiene a un'antica tradizione che viene trasmessa per via iniziatica, per quel che è possibile. Allora, voi capite che il discorso è molto diverso, perché noi potremmo parlare anche solo di storia dell'arte, uno rimane fregato, dice, beh, abbiamo visto l'architettura sacra, ma insomma abbiamo visto poco però, non è che noi dobbiamo parlare di discipline tradizionali, per questo che io prima vi ho parlato di alchimia e non di chimica, perché un po' nella differenza che c'è tra l'astronomia e l'astrologia, con tutte le varie implicazioni, qui poi Igor lo sa benissimo perché ha già fatto i corsi con la Zanier, io la chiamo Zanier alla Veneta Maniera, penso, non so se si chiama Zanier o Zanier, noi a Venezia chiamavamo Zanier, avevamo il professor Zanier, quindi non so che ci insegnava fotografia, ecco, quindi penso che la pronuncia giusta sia Zanier. Ma comunque, è il solito discorso che nella Retusa Academy si cerca di dare un discorso legato alla tradizione. La tradizione è un qualcosa che appartiene alle conoscenze iniziatiche, alla trasmissione iniziatica, all'esoterismo. Possiamo fare un po' di esoteriologia, inevitabilmente un po' di studio di sintonismo, un po' di esoterismo, dare qualche consiglio per imparare a leggere. Il corso, secondo me, è abbastanza interessante. Io adesso al momento non starei ad approfondire eventualmente altri libri o meno, poi nel corso della lezione può dire, ma se non mi interessa questo, provo a leggere questo, per carità, però adesso non è il momento. Diciamo più che altro è aprire un po' le orecchie per arrivare a scoprire delle cose che sono sotto i nostri occhi, ripeto, ma non sempre noi le abbiamo lette in maniera corretta. Gli elementi più difficili di questo corso forse sono sulla seconda lezione, che sono un po' più geometrici, ma sono inevitabilmente da affrontare perché, insomma, in qualche modo non ne possiamo fare a meno, ma non sono, ripeto, difficili. Noi non andiamo a studiare come si reggono i pesi nelle cattedrali. Noi non andiamo a studiare le robe tecniche. Grazie. Anche perché se no noi studieremo altro. Poi naturalmente un certo inevitabile riferimento alla geometria ci vuole, però è una geometria sacralizzata. Per il resto io vi attenderei su queste quattro lezioni. Tutto sommato scorrevoli, non più di un'ora, perché poi la soglia dell'attenzione veramente io vedo che diminuisce, perché per quanto ci possa essere qualcosa di un po' di novità, di verve,
l'attenzione dell'uomo è un po' proprio così, soprattutto sul mezzo informatico. Una cosa è parlare in diretta, auspicando che questo gugù se ne vada via il più in fretta possibile, allora poi potremmo riprendere anche altri discorsi con altre metodologie di approccio. Al momento dobbiamo accontentarci così, ma io penso che possa già andare bene. Secondo me possiamo già fare delle cose importanti. Mi vedrete probabilmente in un altro contesto, non nello studiolo, perché se devo mostrarvi qualcosa devo salire su in mansarda, ma è una mansarda ampia, ben illuminata, quindi non avremo problemi oggettivi di inquadratura. Sullo Zoom poi io farò magari una piccola esercitazione con Igor Sì. per vedere di non impampinarmi solo sullo share. Come si chiama, per l'host, sono già abituato a farlo come insegnante, però sai, non si sa mai, giusto fondamentalmente mostrerò delle diapositive, ma le spiegherò in maniera particolare, vedremo alcuni esempi pratici, alcuni riferimenti, alcuni temi e poi eventualmente potremo fare degli approfondimenti futuri, ma al momento già cominciamo con questo che ce n'è già abbastanza perché questo tipo di Sì. Eh cultura è un po' già sottovalutata e passata. sì. Perfetto. Allora, io vi chiedo scusa per gli inconvenienti tecnici. Non so se avete visto, sono crashato 4-5 volte e mi si è spento il computer. Il telefono mi ha tolto l'audio. È successo l'ira di Dio e ogni tanto passavo con la faccia con gli occhi funesti. Almeno Fabrizio, sei andato tranquillo, è andata benissimo così. Io non mi spavento più ormai delle DAD, anche perché giustamente il problema tecnico non è mio, io Sì. dovendo pensare ad altro e sono stato molto sereno e spero di essere stato abbastanza chiaro. L'offerta Assolutamente sì. formativa, grazie, l'offerta formativa, l'offerta esoterica e esoteriologica e iniziatica della Retusa Academy è davvero interessante, soprattutto naturalmente prima in presenza probabilmente era. Ma comunque pure questa, diciamo Ma che che ci abbiamo cominciato permette. subito prima del delirio, abbiamo cominciato a novembre del 2019. Ne abbiamo fatto una a novembre Ancora. 2019, ne abbiamo fatto un altro a gennaio 2020 e poi Spratang. Ma come dicono i sensitivi, nel 24 passa, no? Tutto, giusto? Perfetto, quindi già nel 23 andrà scemando questa No, già dal cosa. 22 parte a scemare secondo loro. Poi. Sì, già dal Sì. 22 Comincia inevitabilmente. Sì. la lunga coda, ma sempre più molle. Sì, poi Però ci arrivano abbiano anche i ragione i vaccini sensitivi nuovi. stavolta, gli astrologi, Arrivano, tutti quanti, e parlavano certo, 2024. arrivano i vaccini nuovi che sono veramente vaccini col virus morto, ci sono già allo studio e non adesso abbiamo dovuto fare purtroppo i medicinali di profilassi più che dei vaccini, perché se non sono vaccini, mi hanno spiegato i veterinari, i medici. E quindi naturalmente sì, sono dei medicinali profilassi, mentre i vaccini che adesso escono nel 22 sono vaccini veri e propri, quindi proprio tradizionali, classici, arcaici, che poi sono quelli che funzionano di più, diciamoci la verità, però non c'è stato il tempo di farlo. Però al di là di questo, auspicando tempi migliori, un sereno fine anno e buon anno a tutti quanti, e buone feste, buon Natale. State con le vostre famiglie, vogliatevi bene perché l'amore è il motore del cosmo, altrimenti non ci sarebbero state, ci sarebbe stato niente, né la creazione né tantomeno l'architettura sacra. Il nostro rapporto col trascendente è una possibilità per l'uomo di crescere spiritualmente perché l'uomo è un essere perfettibile. Questa perfettibilità dell'animo umano, e con questo io concluderei, si vede anche nell'architettura sacra. Quindi vi ricordo, il corso comincia il 20 di gennaio, giovedì sera, dalle 9 alle 10, va avanti per 4 giovedì consecutivi. Se volete iscrivervi, è tutto il tempo che vi sta passando sotto il messaggio subliminale, sotto in sovraimpressione. La mettiamo dall'esoterico al subliminale, insomma, Eh siamo sì. già. Ci scrive Francesca. Nel frattempo, grazie ad Aretusa che ci ha permesso di passare bene questi 2 anni funesti. Sì. Eh sì, ci siamo divertiti. Francesca è una delle nostre, possiamo dire, compulsive, corsiste compulsive. Santa Francesca.
Sì. Allora, ringrazio tutti quanti, ringrazio Fabrizio, mi scuso di nuovo per i problemi tecnici e adesso il video rimarrà disponibile su Facebook, Francesca è contenta della definizione corsista compulsiva. Il video rimarrà disponibile su tutte quante le piattaforme, domani lo carico anche su Instagram, lo trovate sul sito. Sul sito avete il link in descrizione del video, c'è tutto quanto lo spiegone con gli argomenti delle puntate, il link per iscriversi, c'è tutto quanto lì già bello e pronto. Quindi cliccate, scrivete, se avete bisogno di info ci sono la mail, il numero di telefono che passano in continuazione. Io sono qui tutti i santi giorni dalle 11 fino alle 18:30 fino a Natale, quindi avete tutto il tempo di passare, chiedermi e telefonare. Grazie a tutti, grazie Fabrizio e a presto. Ciao! Ciao, allora io saluto tutti, ringrazio e vi aspetto. A Buon Natale, buon anno. voi.